Nella vignetta abbiamo due esempi di periodo ipotetico del secondo tipo o della possibilità. Soffermiamoci sul primo. La protasi, dalla congiunzione si fino a deficiat, introduce in questo caso una condizione che dal punto di vista di chi parla potrebbe verificarsi. Si deficiat, se non fosse sufficiente, se non bastasse tempus anni, la buona stagione, ad bellum gerendum per condurre una guerra, ma potrebbe anche esserlo. Pertanto, in latino, questa condizione è espressa con il congiuntivo presente deficiat. È espressa con il congiuntivo presente perché la condizione è riferita al presente. In italiano il congiuntivo presente latino va tradotto in questo caso con un congiuntivo imperfetto, se non bastasse, se non fosse sufficiente. Nella podosi, nobis omnes legiones et naves removende sint, abbiamo la conseguenza della condizione espressa nella protasi. Alla lettera, da parte nostra, nobis, removende sint, si dovrebbero far tornare omnes legiones et naves, tutte le legioni e le navi, ossia dovremmo far ritirare legioni e navi. In latino, anche nella podosi, abbiamo il congiuntivo presente, perché la conseguenza, presentata come possibile al pari della condizione, è riferita al presente. In italiano abbiamo tradotto il congiuntivo latino, il congiuntivo presente, con un condizionale presente, dovremmo. La condizione espressa dalla protasi può anche essere presentata al passato, come in questo esempio tratto da una lettera di Cicerone ad Attico. Consideriamo la protasi introdotta dalla congiunzione subordinante si. Si tuis blanditiis tamena sicionis numulorum aliquid expresseris, si expresseris, qualora tu avessi tirato fuori, nell'eventualità che tu avessi tirato fuori, numulorum aliquid, qualche soldarello a Sicionis, dagli abitanti di Sicione, una città della Grecia, tuis blanditiis, con le tue buone maniere, velim ut me facias certiorem, e siamo alla podosi. Vorrei, velim, che mi tenessi informato, che me lo facessi sapere. Nella protasi abbiamo il congiuntivo perfetto expresseris. Dal punto di vista di Cicerone è possibile che Attico sia riuscito a convincere gli abitanti di Sicione a saldare il grosso debito che essi avevano contratto con lui. È una possibilità che egli colloca nel passato, per questo usa il congiuntivo perfetto, che abbiamo tradotto in italiano con un congiuntivo trapassato. Se avessi tirato fuori, qualora tu fossi riuscito a tirar fuori. Nella podosi abbiamo il congiuntivo presente di volo velle, verbo irregolare, che è appunto velim. Lo abbiamo tradotto con un condizionale presente, vorrei. Pertanto, nel periodo ipotetico del secondo tipo o della possibilità, nella protasi e nella podosi abbiamo il congiuntivo presente se condizione e conseguenza sono riferite al presente. Il congiuntivo presente nella protasi va reso con un congiuntivo imperfetto in italiano. Il congiuntivo presente nella podosi con un condizionale presente. Nella protasi possiamo avere il congiuntivo perfetto se la condizione è collocata nel passato. Il congiuntivo perfetto, che tuttavia è usato molto raramente, va reso in italiano con un congiuntivo trapassato.